Noi eravamo sfollati a Gemmano, ma non è che siamo stati in questo rifugio molti giorni, perché mio suocero, poveretto, soffriva d'asma e stava vicino proprio all'imboccatura del rifugio. E allora una bomba fumogena ha invaso tutto il rifugio. Fategli vento con qualsiasi cosa avete, mani, fazzoletto, in modo che questo fumo passi. Lui, poveretto, soffriva d'asma. È morto lì, proprio sull'imboccatura. Un ragazzo di Tavuglia si era dato disertore e si nascondeva presso qualche casa dispersa, lontano dai paesi. Un giorno io mi trovavo sulla strada con alcuni compagni. È passata una macchina che si è fermata poco più avanti e ha scaricato 3 militi fascisti. In quel momento il fuggitivo stava attraversando la strada all'altezza della casa di Benzi. Lo hanno visto e lo hanno chiamato. Alcuni giorni dopo hanno detto che a Tavuglia sono stati fucilati 5 ragazzi. Ho sentito dire che tra loro c'era anche quello che era stato preso vicino a Benzi. Al momento del passaggio del fronte c'erano tanti soldati, i canadesi e gli inglesi, soprattutto ufficiali, poi i neri e quelli con quel coso in testa, il turbante dei Gurkhas, che venivano mandati avanti in battaglia. Dopo un po' di giorni erano rimasti parecchi inglesi e con loro abbiamo cominciato a far festa. Io poi ero una che amava ballare. Avevo cominciato anche a prendere quel ballo nuovo che facevano loro, il boogie-woogie. Dopo il passaggio del fronte sono stato il primo ad andare a croce. Arrivando vidi Vincenzo Bianchi che si aggirava disperato tra le macerie della sua casa, vicino alla strada provinciale sotto la chiesa. Era stato un nostro operaio, ci conoscevamo bene. Io riuscii a riconoscerlo, lui no. Ed eravamo a distanza di pochi metri. Tanto eravamo cambiati e spaventati per quello che c'era successo.